Pratica di yoga armonico, volto ad entrare in contatto con gli spiriti guida che danno dei consigli su come vivere. Che cos'è lo yoga armonico? La pratica di yoga armonico è un percorso spirituale dove non si fanno domande, ma si ottengono delle risposte e per ottenere quelle risposte bisogna fare come diciamo noi e quando lo diciamo noi. Per prima cosa, assicuratevi di essere soli e assumete la posizione del loto. In alternativa alla posizione del loto, assumete la posizione a gattoni e fate salire una capra sopra la vostra schiena. Per sapere dove acquistare una capra che salga sulla vostra schiena e rimanga lì per tutta la durata della sessione di yoga armonico, consultare il nostro sito www.capremeditazione.com. Questa posizione vi agevolerà per gli esercizi che andremo a seguire. Poi cominciate a respirare, ispirando con il naso ed espirando con la bocca, o, se preferite, ispirando con la bocca ed espirando con il naso. La prima opzione serve ad aprire canali energetici primari, mentre la seconda serve ad entrare in contatto con il sé più puro. La pratica di yoga armonico ha ora inizio. Mentre continuate ad espirare ed ispirare, concentrate la vostra mente sui pensieri più puri. Questi vi rasserenano e vi portano ad uno stato di purezza e innocenza. Ora visualizzerete delle luci. Queste luci possono essere di vari colori e sono tutte vostre amiche. Accettatele come tali, perché esse hanno bisogno di voi, ma anche voi avete bisogno di loro. Mentre visualizzate queste luci colorate, continuate a ispirare ed espirare. All'inizio sembrerà difficile, ma potete incamerare tutta l'aria dell'universo dentro di voi. Quando avrete riempito i polmoni, trattenete il respiro e mentre visualizzate le varie luci colorate, ascoltate le loro voci, che vi danno dei consigli e che vi vogliono tanto bene. Queste luci sono vostre amiche e possono assumere vari aspetti. Alle volte possono sembrarvi nemiche e dall'aspetto non propriamente umano, ma accettatele e vi ringrazieranno per il dono che state facendo a loro. Ora facciamo un momento di pausa di 45 minuti. Se volete, potete premere il tasto pausa. E poi espirate tutta l'aria insieme al prana negativo che avete accumulato. Prendete a respirare regolarmente e mantenendo sempre la posizione del loto o quella a gattoni con la capra sopra, portate la vostra attenzione ad un ricordo del passato, quel momento della vostra vita in cui avete avuto un dispiacere, quando la vostra persona amata vi ha abbandonato. Voi proverete un senso di rabbia perché ancora non avete un perfetto controllo del vostro io interiore e questo vi porta a credere che quando la persona amata non vi rispondeva al telefono dopo un mese, quella persona amata sia ora una persona cattiva e insensibile. Non è vero. E mentre ispirate ed espirate, ascoltate i consigli delle luci colorate che vi parlano e voi ascoltate. Quella persona ha bisogno del vostro amore, il vostro amore pranico che si sta sviluppando dentro di voi. Accumulate la vostra energia, energia che scende e ascende con il vostro respiro, sempre più profondamente. Ora date tutta la vostra energia alla persona che prima odiavate e non lasciatela andare via mai più. Continuate a non staccarvi e dategli tutta la vostra energia
donandogli amore e compassione. Se potete osservare, la persona che vi ha abbandonato, che un tempo amavate, ora comincia a sorridere con un sorriso di quelli che vedete di solito quando andate alle manifestazioni yoga di gente attempata che nel 68 usava l'LSD. È un'espressione di pace e di vuoto mentale assoluto. La persona che amavate, che vi aveva abbandonato e a cui avete bucato le ruote della macchina, ora è felice e vi sorride cosmicamente. Ora che avete ceduto tutta la vostra energia, vi sentirete un po' stanchi e con un'espirazione finale sciogliete la posizione del loto, o se siete con la capra, prima fatela scendere, poi assumete la posizione di Shavasana-manipura-sasimpatta-mariumbapituk, come indicato nel manuale di yoga armonico. Non è semplicemente una posizione da sdraiato, ma uno stato di coscienza maggiore pieno di energie luminose che ti indicano la strada verso la coscienza suprema. Ispirate ed espirate e recuperate energie dalle luci e dalle voci che sentite intorno a voi. Queste vi consigliano il bene, quindi ascoltatele e non ponete alcuno sforzo nel porvi delle domande che in questa fase di yoga armonico vi disturberebbero e vi creerebbero confusione. Rimanete ora sdraiati e mentre visualizzate le luci colorate, riposatevi e per circa 30 minuti contate le vostre dita con il pensiero. Immaginate le vostre dita espandersi verso l'infinito e nel mentre una energia vi attraverserà e vi renderà anime pure. Voi siete anime pure e siete lontani dai bisogni del vostro corpo che portano dolore e fatica. Mentre continuate a inspirare ed espirare, immaginate di essere esseri angelici, superiori e puri. Voi siete meglio degli altri e la vostra compassione e il vostro amore è illuminante e gioioso. Quando incontrate un'altra persona che vi desidera, insegnategli cos'è l'amore pranico e parlategli delle luci e dei loro consigli, consigli che sono per il vostro bene. Lasciatevi guidare dall'aria pura e abbandonate il vostro corpo che è lì a riposare. Mentre fate questo viaggio cosmico, ignorate tutto il vissuto carnale in cui sono imprigionati gli esseri corporei. Voi siete anime di luce, voi siete meglio, voi non avete bisogno di capire, perché le luci sono dentro di voi e vi consigliano e vi vogliono bene. Ora fate 10 respiri in modo rapido e svegliatevi. La pratica di yoga armonico finisce qui. Per maggiori informazioni consultate la guida della dottoressa Chiara Bellocchi, come avere un matrimonio che dura tutta la vita senza mai avere rapporti sessuali.